Con Andrea Servino a parlare di Stefani, la rivelazione di questi campionati, e poi ovviamente di Stefano Ballo. Stefani, chi è, da dove viene, come sei riuscito a farlo diventare il secondo di sempre in Italia? Simone è salentino, viene da Lecce, è arrivato da me nel settembre del 2019 dopo una collaborazione con Max che l'allenava a Maglie. Max Di Vito è arrivato da me consigliato da lui e ha cominciato questo percorso a Caserta, dove ormai negli ultimi anni abbiamo visto comunque sono tanti atleti che hanno trovato un po' la loro dimensione, sia come stabilità, come disponibilità di vasca lunga, vasca corta. Abbiamo foresterie, uno staff che lavora un po' su tutti i punti di vista, su tutti i fronti prestativi. Simone ha trovato la sua dimensione, soprattutto dal primo giorno ha seguito qualsiasi cosa che poteva essere miglioramento, dalla respirazione alle pratiche mentali. Ha seguito come un percorso sulla meditazione, sulla visualizzazione, e soprattutto abbiamo fatto un grandissimo lavoro tecnico. Io ho cercato di valorizzare quelle che erano le caratteristiche di Simone. Ho capito da subito che il suo galleggiamento era limitato, ma la sua potenza era sicuramente una potenza importante che, esaltata ad una tecnica adeguata, potesse dare il suo risultato. Una cosa bella è che noi il 16 agosto eravamo in viaggio per la sua Puglia, il suo Salento. Insieme alla mia famiglia abbiamo conciliato le vacanze con l'inizio della preparazione per preparare Stefano Ballo alla ISL e soprattutto per partire con un progetto che era quello della qualificazione al mondiale. Ovviamente era un sogno tutto nascosto, perché solo noi potevamo essere così folli da pensare che Simone potesse arrivare a un risultato del genere. Però ci abbiamo creduto dall'inizio ed è per questo che io ho progettato l'inizio di stagione così anticipato, per cercare di giocarci le nostre carte. Da dov'è che nasce questo obiettivo? L'obiettivo nasce dalla progressione che lui ha fatto in vasca lunga l'anno scorso. In Campania le vasche corte erano tutte chiuse, abbiamo gareggiato sempre in lunga. E comunque Simone è cresciuto tantissimo. Conoscendolo in vasca corta sicuramente avrebbe potuto fare il salto di qualità. E quest'anno, in virtù di queste situazioni, io ci ho puntato veramente tanto. Lui ci ha creduto e il risultato oggi è arrivato. Si dice che sia il nuoto in vasca corta sia un altro nuoto. Tradotto, secondo te le potenzialità in vasca lunga di questo ragazzo? Allora, sicuramente la vasca corta è un altro sport. E lui in questo momento esalta le caratteristiche della vasca da 25, perché tramite un lavoro tra palestra e acqua e lavori particolari per lo sviluppo e l'abilità delle subacquee, delle traiettorie, delle uscite, abbiamo esaltato al massimo le sue capacità. Vi posso garantire che è migliorato tantissimo anche nella parte nuotata e soprattutto che noi lavoriamo all'80% in vasca lunga, quindi comunque anche in questo periodo io ho nuotato tantissime volte in vasca lunga, ripeto all'80%, guardando anche oltre. Sicuramente avevo una carta da giocarmi, quella del mondiale, me la sono giocata. Adesso l'obiettivo sicuramente sarà proiettarlo in vasca da 50. Ovviamente non ho fretta come non l'ha avuta lui, siamo dati del tempo e non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, siamo sereni, ci prenderemo il tempo che ci serve per raggiungere degli ottimi risultati anche in vasca lunga. Come è ripartito invece Stefano Ballo? Stefano è ripartito alla grande con delle prestazioni importantissime alla ISL ad agosto. Poi ha pagato un po', secondo me, il contraccolpo olimpico, ha deciso di prendersi un periodo molto di riposo, purtroppo però in questo periodo ha perso 10 kg, tutta la massa muscolare che abbiamo costruito in questi 2 anni l'ha persa tutta, adesso si trova un po' in difficoltà per questo motivo, però di testa e sereno ha deciso di voler ripartire. Abbiamo pensato o valutato, l'idea non ci ha neanche sfiorato, però io da allenatore gli ho chiesto se avesse ancora voglia e motivazione a pochi giorni dai 29 anni per ripartire e puntare a Parigi. Lui questa motivazione ce l'ha, troverà sempre in me una persona che lo supporta e lo aiuterà. E sono sicuro che come abbiamo subito
credo tante persone fino adesso lo continueremo a fare. Concludendo sul tuo gruppo di Caserta, ecco, anche Stefani, adesso non lo conosco fuori dalla vasca, ma che gruppo come si sta, come si vive, come ci si integra anche fuori dalla vasca a Caserta? Allora, adesso Caserta credo che sia diventata una bellissima realtà. Abbiamo 70-80 atleti, un 5 collaboratori, solo in vasca, poi ovviamente al coach, il medico nutrizionista che è il dottor Gonfaronieri, abbiamo fatto una fusione di società tra l'Asso Moto, la Time Limit, tanti spazi d'acqua a disposizione, una vasca da 50 che è stupenda, abbiamo due vasche da 25, Caserta, Corso Giannone e Piedi Monte Matese, quindi ci sono tutti i presupposti per creare un gruppo veramente forte. Un mese si sta allenando con me anche la Crispino, anche con lei ho bisogno di tempo perché vorrei cercare di, soprattutto a livello mentale, di dargli un po' di serenità e di trasmettergli fiducia, visto che nell'ultimo periodo mi aveva perso un po'. E quello che io dico è importante darsi del tempo senza fretta, senza pressione. Abbiamo dimostrato con Stefano, con 2 anni e mezzo, ai risultati che siamo arrivati, e per l'ennesima volta l'ho dimostrato con Stefani. Siamo partiti da un personale, credo, di 55 su 120. Quest'anno partivamo da 52-0, quindi dove c'è voglia di lavorare, disponibilità nell'imparare tutto e farlo tutto, perché alcune cose non si fanno solo in acqua, alla fine secondo me si può fare la differenza. Grazie.